Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo tutorial e oggi vado a ricreare il trucco arancio fluo di Chiara Ferragni, visto che vi è piaciuta la proposta di Jared Leto e insomma mi avete risposto positivamente, ho deciso di creare una volta al mese un look ispirato a un personaggio famoso e questa volta è la volta di Chiara Ferragni. Ho visto nelle sue stories questo look, uno dei tanti che ha creato Manuele Mameli, che sapete che è il suo sapete che è il suo make-up artist e ha creato questo look super primaverile, estivo anche, e super colorato, molto carino, e ho pensato di ricrearlo. Sia perché da quello che ho visto sembra molto facile, sia perché è molto molto divertente. Ovviamente è maggio e quindi quadretto nuovo, fatemi sapere se vi piace. Io lancio la sigla e comincio. Come sempre, prima di cominciare, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanella se non siete iscritti e soprattutto vi chiedo di lasciarmi un like e un commento qui sotto e di seguirmi su tutti i social che trovate nell'info box. Come vi dico sempre, per me è super importante, quindi vi chiedo di perdere un minuto per darmi una mano. Cominciamo con il tutorial. Vado ad applicare una base veloce sugli occhi, questa volta scelgo un correttore, in particolare il Long Stay di Astra nella colorazione 01. Per ottenere un effetto super colorato, vado ad applicare un rossetto come base. In particolare io scelgo questo che è il Viva Glam Miley Cyrus, la seconda versione, perché ai tempi ne facevano due, adesso mi sa di no. È da un po' che non compro un Viva Glam. Volevo comprare quelli di Keith Haring, spero di trovarli ancora. Comunque, questo è arancio, quindi non dovete utilizzare per forza questo, vi basta un rossetto arancio molto acceso che applico sulla palpebra. Come palette scelgo la Carnival 3 di Be Perfect, che al contrario di altri non uso molto volentieri. Non lo so, faccio un po' fatica. Ha dei colori bellissimi, però secondo me non sono tutti facilissimi da applicare, nel senso che secondo me tendono a fare un po' macchia. Comunque scelgo un mix di Coral e Mango e li applico sopra il rossetto. Questo è il risultato, direi molto molto colorato. Scelgo quindi un pennello da sfumatura e l'ombretto Sand, che è un color biscotto chiaro, e vado a sfumare i bordi. Per ora stop gli occhi e passo al viso. Come primer vado ad applicare il Vitamin Bomb di Essence. Sapete che a me piace premerlo sul viso in modo da ottenere l'effetto appiccicoso, che secondo me aiuta poi i prodotti successivi a rimanere più fermi e uniformi sul viso. Anche per il contorno occhi, il correttore di Astra, però questa volta la colorazione è la 04. Il
fondotinta che scelgo è di Universal Foundation di Astra nella tonalità 04N. Così rimaniamo proprio sul low cost. Come sapete, questo è un fondo abbastanza leggero, però comunque uniformante. Fisso un pochino la zona centrale sotto gli occhi con la cipria e uso la Poreless di Catrice. E possiamo quindi tornare agli occhi. Per mia sfortuna non ha eyeliner, però almeno insomma vi faccio un qualcosa di diverso, anche se ultimamente ho fatto meno trucchi con eyeliner. Ad ogni modo, nell'angolo interno ha un bel punto luce luminoso e io lo vado a ricreare con questa pastello di neve che si chiama Vedo Non Vedo. Riprendo quindi la palette e vicino alle ciglia inferiori vado a dare una spolverata veloce di khaki, che è questo verde appunto spento. Sarebbe stato meglio un grigio, forse lei è un grigio, però magari con questo insomma riusciamo a combinare uguale. Giusto un'ombreggiatura. Vado quindi a fissare e sfumare la matita con vaniglia. E nella rima interna vado ad applicare una matita burro, in particolare la Fox Whites di NYX nella colorazione Linen, la 03. Chiara Ferragni ha spesso la matita bianca nella rima interna. E quindi una buona dose di mascara, io scelgo il Curl Bounce. Come bronzer invece vado a scegliere Hello Good Stuff di Essence, perché ha la parte opaca ma anche quella un po' luminosa. Oggi i miei capelli non sono proprio in forma. Come blush invece vado a scegliere quello della palette di Astra della collezione Glow Garden, questa si chiama Unconventional Sakura e il blush si chiama Floralia. Vado ad applicare anche un po' di illuminante perché lei lo utilizza e scelgo quello al centro che si chiama Rosé Joy. Ok, momento sopracciglia super super importanti per Chiara Ferragni perché sono belle piene e inizio applicando la The Brow Glue di NYX.
Le vado a sollevare ma non a schiacciare, perché le sue sono proprio molto voluminose, diciamo. Per riempirle rimango sempre sul low cost e scelgo la Geisha Brow matita di Astra. Questa qui è perfetta con i prodotti sopracciglia come quello che ho già applicato. Per pettinarle ulteriormente e renderle ancora più importanti, vado ad applicare l'Eyebrow Lover Mascara, sempre di Astra. Terminiamo quindi con le labbra, anche qui Chiara Ferragni ha proprio una combo labbra che vediamo spesso e inizio con la matita, la mia preferita, Deep Brown di Wycon. A cui lei abbina solitamente un rossetto rosa marroncino. Io scelgo questo di Rimmel, il Lasting Finish Extreme Lipstick nella tonalità 720. E ci tampono sopra un gloss luminoso. Io ho questo di Catrice della linea Prisma Lip Glaze. E questo è il numero 30 Dazzling Star Boy. È un po' diverso rispetto a quello che utilizza lei, ma lo voglio tamponare e dare quindi solo l'effetto lucido e luminoso. E voilà, look terminato. E quindi questo è quanto. Devo dire che anche questa volta sono andata fuori dalla mia comfort zone, perché non sono abituata a usare la matita bianca all'interno della rima inferiore e sono senza eyeliner. Però insomma i colori fluo mi piacciono molto e sicuramente vi proporrò altri video con altre colorazioni, insomma nelle tonalità fluo. Ho proprio una palettina che ho acquistato su Amazon che ha tutti i colori fluo, quindi aspettatevi un'estate fluo, perché sicuramente vi farò altre proposte. Se siete arrivati fino a qui, lasciatemi un emoji bionda qui sotto, ispirata a Chiara Ferragni. E fatemi sapere se vi è piaciuta questa idea e se ci sono insomma dei look che vorreste vedere ispirati a dei personaggi conosciuti, e poi insomma io decido, perché voglio fare look ispirati a personaggi che io comunque seguo, stimo, che mi piacciono, e Jared Leto è uno, poi Chiara Ferragni, insomma io la seguo sempre volentieri. Però se c'è qualcosa che vi piace, scrivetemelo qui sotto. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!